Io sono una stilista di moda e penso che vi aspettiate qualche consiglio sulle tendenze primavera-estate 2014, orli, trucchi per come snellire la figura. Bene, niente di tutto questo. La moda per me è tutt'altro. Per me è stata il mezzo di comunicazione con cui raccontare la mia storia. E esattamente come una storia io ho strutturato le mie collezioni. Di una storia le mie collezioni hanno la struttura narrativa e gli stessi principi compositivi. Dunque una trama, uno svolgimento, un'ubicazione di tempo e luogo, personaggi e protagonisti. E per questo motivo che ogni sfilata è preceduta da un urlo di donna. È una registrazione degli anni 60 di un'artista haitiana che riproduce l'urlo di entrata in guerra, di richiamo alle armi. Dice rassembler, concentrazione, riunione. È il momento prima della sfilata, anche se di norma la sfilata è un atto estremamente così di intrattenimento, di svago, nel mio caso non lo è. Dunque chiedo al pubblico di darmi attenzione, di essere presenti non solo con gli occhi, ma di darmi una presenza reale, perché per preparare quella collezione io paradossalmente mi sono dovuta spogliare, mi sono denudata per rivestire i miei modelli. L'urlo che precede ogni sfilata è questo. La storia che racconto, come vi dicevo, è la mia. Dunque è una storia che inizia a Roma, dove sono nata da un padre torinese biondo con gli occhi verdi e da una mamma haitiana color ebano. Nonostante tutti i loro sforzi, nonostante abbiano potuto mandarmi nelle migliori scuole, farmi frequentare i migliori milieu, tutto questo non è servito a salvaguardarmi e a proteggermi con l'impatto traumatico che una società totalmente non preparata a una famiglia multirazziale negli anni Ottanta ha avuto su di me. Non vi racconterò gli episodi tristi, gli episodi di banale intolleranza che in un ambiente bene possono essere più barbaramente dolorosi che altrove, ma bensì userò un esempio molto chiaro ed esemplificativo. Vi parlerò del mio esame di maturità. Allora, io sono totalmente una frana in tutte le materie scientifiche, ma proprio zero, zero. Però facendomi un rapido calcolo di percentuali, ho detto, essendo brava io in italiano, storia, letteratura, lingue, latino, non mi possono bocciare. Mi presento, primo anno di commissione mista, presidente esterno, do un documento, dunque il presidente aveva il mio documento davanti a sé e inizio la mia esposizione. Iniziano i primi complimenti da parte della commissione. Ma complimenti signorina, come parla bene l'italiano, meglio degli italiani. Ho detto, guardi, sono nata a Roma, sono italiana. Ah, continuo l'esposizione, continuano i complimenti. A che mi domandano le materie scientifiche, scena muta. Signorina, almeno una cosa. No, niente, guardi, non saprei proprio da dove iniziare. Ah, va bene, però guardi, lei parla italiano così bene, ce ne fossero di italiani con una tale proprietà di linguaggio. Sentite come ho risposto. Grazie mille, per non perdermi. E questo è come ho passato la mia maturità, non certo per la mia preparazione eccelsa, ma per l'impreparazione altrui. E questo a me capita tutti i giorni. Ah, ciao, di dove sei? Italiana. No, dai, va veramente, di dove sei? Italiana. E anche se all'inizio può far ridere, alla lunga il fatto che vengano messe in dubbio le vostre sicurezze anagrafiche ad una bambina, ad un adolescente, ed in seguito a una donna, può iniziare a essere un elemento di disturbo. Quando poi questo è successo a mio figlio maggiore, 3 anni fa, mio figlio è la mia testa, è uguale a me, nonostante un padre dalla carnagione latte è uguale alla sua mamma, per fortuna, entriamo e da un fioraio, ah ma che bel bambino, di dove sei? Romano. No, dai, veramente, dove sei? Sono italiano. Ma non sei italiano, italiano? No, io sono italiano una volta sola. E in quel momento ho avuto un flash. Dopo 30 anni non è cambiato assolutamente nulla. Siamo ancora fermi allo stesso punto. Questo non è possibile.
Io ho preso mio figlio e perché lui non avesse o non dovesse patire quello che avevo passato io, gli ho detto facciamo un gioco. Ogni volta che ti chiederanno la tua nazionalità, non dare la risposta banalissima italiano che è la verità. No, inventatene una. Canadese, islandese, vieni dal Pakistan. Lui ha iniziato a fare così e ogni volta gli hanno creduto. L'altro giorno vedevo che brigava per capire dove fosse Honolulu, per dire che veniva da lì. Dunque, quando noi parliamo di ius soli, ma quale ius soli? Il nostro grande ostacolo non è a livello legislativo, le pastoie burocratiche verranno dopo. L'ostacolo è negli occhi, nello sguardo di chi ti dice tu non sei italiano, tu non puoi essere italiano. È più ius oculi che noi chiediamo, non ius soli. Quello verrà poi. Io poi ho iniziato la mia carriera, ho iniziato come indossatrice, dopodiché non era quello il mio ruolo, ho iniziato a fare le prime collezioni sperimentali e sfogliando Vogue vedo il bando per partecipare al Context patrocinato da Alta Roma e Vogue Italia, uso Next. Mando la mia partecipazione, emozionatissima, bocciata. Secondo anno, rimando la mia partecipazione e regolare arriva la seconda bocciatura. La terza volta ho pensato, forse è capace che più che la giuria sia io a sbagliare qualche cosa. Forse devo presentare qualche cosa di più vero, di unico. E quello che io ho di unico è la mia storia, le mie radici. Dunque, presi una camicia di mio padre, che stava a simbolizzare appunto le radici europee, le radici paterne, la fattura perfetta della camiceria italiana, e la stoffa wax che rappresenta le radici africane di Haiti. Haiti è l'isola di mia mamma, la prima repubblica nera indipendente al mondo e l'isola dei Caraibi più nera di tutte. Le misi insieme e iniziai il mio racconto. Un racconto fatto di 12 look che la mia mentore, che è diventata poi, ma è quella che prima consideravo strega perché mi aveva bocciato due volte, disse, adesso sì Stella, questa sei tu, adesso il racconto è sincero, puoi passare. Da lì ho iniziato questa filosofia, che è la filosofia del Wax and Stripes, è solo per simbolizzare il fatto di unire due elementi opposti, avrei potuto dire anche black and white, il wax, l'Africa, le righe, l'Italia, dunque il nord e il sud del mondo, l'occidente, i paesi in via di sviluppo, tutto dialoga in uno stesso look. Non è un look, non è un abito, una gonna di cui io sto parlando adesso, ma è del fatto di come culture totalmente lontane, totalmente opposte, possano dialogare se trattate con conoscenza, perché non posso, prima di utilizzare qualsiasi stoffa, la studio la sua storia, studio la sua provenienza, anche perché fra trama e ordito di una stoffa si può scoprire di un paese molto più di quanto Wikipedia ci possa dire. E da qui, sempre Simonetta Gianfelici, grazie all'ITC, che è l'International Trade Center, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i progetti di moda etica, mi hanno portato in Burkina Faso. In Burkina, questi sono sempre modelli della collezione, sempre vedete c'è sempre l'elemento italiano e l'elemento materno. Not charity, just work. In Burkina ho conosciuto queste donne nei villaggi fanno tutto loro, dal lavoro, dall'educazione dei figli, l'educazione scolastica, preparano il cibo, la loro giornata è perfettamente organizzata e con un'enorme dignità tessono a mano. Adesso dirlo così, che una stoffa tessuta a telaio a mano non sembra gran cosa, ma se io vi dovessi far vedere che ogni millimetro di una stoffa è un passaggio manuale, è una grandissima cosa, è come se io vi dicessi il lavorare a tombolo, è veramente un'arte. E queste donne mi hanno fatto scoprire le loro stoffe, che per me sono state un'enorme sorpresa. Anch'io riesco a stupirmi ancora, perché se adesso io vi chiedessi di questi look, uno maschile, uno femminile,
quale pezzo è veramente africano, sono sicura che il 99% di voi sbaglierebbe. Qual è secondo voi il pezzo africano, non so, della donna? Il capospalla e il trench per l'uomo. Questi sono della tradizione centenaria del Burkina Faso. È bellissimo la capacità ancora di stupirci che il mondo ci può proporre. Dunque teniamo gli occhi aperti. Io oggi, dopo tanto tempo, ho capito che non saranno più sguardi dubbiosi a mandarmi in crisi di identità, perché il mio spazio me lo sono creato, la mia identità, io so qual è. Però vorrei che mio figlio potesse smettere di giocare al gioco delle nazionalità strampalate, prima che questo gioco smetta di divertirlo. Ma per far questo, lui ha bisogno di tutti i vostri occhi, di tutti i vostri sguardi. Gli stessi sguardi che fino adesso non sono stati in una direzione, possano stupirsi e cambiarla la direzione. E possiamo farlo in qualsiasi momento. Non credere alle apparenze è il motivo di cambiare. E se ci crediamo, possiamo iniziare anche adesso. Signori, attenzione, prego. Grazie.